Nira, affumicato, a due stagioni non si respira po' calore perché a gente assai, e o vierno, o freddo fa sbattere niente. A donunce sta luce, manco mezzogiorno. E via San Liborio, strada da cui proviene Filumena Marturano, protagonista dell'omonima commedia di Edoardo De Filippo. A 30 anni dalla morte del maestro del teatro napoletano, la Radiazza, nota trasmissione radiofonica del panorama partenopeo, ha apposto una targa simbolica fuori luogo dove è vissuta Filumena Marturano. La signora Antonietta Musella l'ha conosciuta e racconta qualche aneddoto legato alla famiglia dell'ex prostituta. Filumena Marturano, se muoveva nei fam, la figlia era piccirella, ne aveva 17 anni, e si buttava a fare mangiare i genitori, si buttava a fare vita e mangiava. E sai, sai, non un po', perché si buttavano a avere fame. Ma che lui va via il cinese, va via Roma, era bella, era piccirella, 17 anni, non mai era gioventù. Francesco Borrelli spiega i motivi dell'iniziativa tra i tanti curiosi di via San Liborio. Noi riteniamo che in tanti posti, tipo in Sicilia, dove è vissuto o sarebbe vissuto Montalbano, viene utilizzato come luogo dove vanno i turisti. E vengono valorizzati i luoghi simbolo di grandi commedie, sceneggiate, libri. Perché non farlo pure a Napoli, in quello che è una strada dove molti cittadini continuano a ricordare questo personaggio di una delle opere più conosciute di Edoardo De Filippo? E quindi abbiamo pensato, mettiamo una targa, può essere che nei prossimi anni molte persone verranno in questa strada, in questo vicolo che nel libro, nella commedia di Edoardo De Filippo veniva definito caldo e senza aria d'estate e talmente freddo da far battere i denti d'inverno.